Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Episodio speciale extra di Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, dove oggi vedremo le carte proibite e vedremo anche le animazioni dei mostri in 3D all'interno del gioco. Quindi, rechiamoci su duello libero e andiamo ad affrontare per la prima volta il nostro Seto Terzo, perché voglio vincere con voi, se ci riesco. Il drago bianco Kiblu. Io già ce l'ho perché ve l'ho spiegato in una puntata precedente. Ho sbagliato a scambiare le carte nei miei salvataggi perché avevo un salvataggio che è questo che sto utilizzando con tutte le carte del gioco. Perché avrei voluto fare appunto questo showcase delle carte, anche quelle proibite, quindi quelle che non si possono ottenere senza Game Shark, che vi farò vedere durante la partita. E me lo sono trasferito accidentalmente perché è la prima carta che si vede sull'elenco e quindi non me ne sono reso conto e l'ho trasferita. Ma vabbè, lasciamo perdere. Non l'ho utilizzata durante la mia run perché non l'avevo vinta, dato che si può vincere da Seto. Per cui affrontiamolo e vediamo che cosa possiamo fare. Ho inserito tutte le carte proibite che non avrei potuto utilizzare altrimenti e non ne sono uscite ancora. Non ne sono uscite, però abbiamo il Teschio Evocato, abbiamo il Drago Nero Occhi Rossi, abbiamo il Drago Meteora che unendoli formano il Drago Nero Meteora, oppure Teschio Evocato con Drago Nero Occhi Rossi che formano appunto il Drago del Teschio Nero. Drago del Teschio Nero si può vincere, se non ricordo male. Però andiamo con il Drago Nero Meteora e vediamo lui che cosa ci gioca di contro. Ecco, Drago Finale Occhi Blu. Ale. Però ce l'abbiamo anche noi. Drago finale, drago occhi azzurri, drago ultima, qua viene definito. Il drago supremo formato dalla fusione di tre occhi azzurri draghi bianchi. Glielo mettiamo così, bello scoperto, tra l'altro. E per adesso non faccio nulla. Vediamo lui che cosa si inventa. Vediamo se ne mette un altro. No, ok. Qui a questo punto formiamo un drago nero meteora. E facciamo vedere le animazioni del drago nero meteora con il guardiano del cancello. Così li vediamo in 3D, entrambi. Non sono brutte le realizzazioni delle carte, per essere un gioco PlayStation 1. Eccolo qui, il Drago Nero Meteora e il Guardiano del Cancello. Il Guardiano del Cancello, tra l'altro, è una di quelle carte proibite, perché non si può ottenere. Non si può ottenere a carta singola. Ma si può utilizzare con il rituale e avendo sul terreno ovviamente le tre parti. Quindi Sangan del Tuono, Seijin, eccetera, eccetera. Ok, e qua è finita l'animazione perché è inutile portarla avanti. E adesso godiamoci l'animazione del doppio Drago Finale Occhi Blu. Mamma mia, fighissimo.
E giustamente adesso lui fa la stessa cosa. Perché per l'appunto si devono sconfiggere entrambi. Sconfitti entrambi. Puff. Drago Nero Meteora anche per lui. E invece noi abbiamo un altro drago finale. Tra l'altro esiste una copia moddata di questo gioco che si chiama Forbidden Memories 2, dove ci sono altre carte aggiunte all'elenco, e devo dire che il risultato è molto carino. E ecco qui un'altra carta proibita, ovvero il guardiano del cancello. Sangan, Kazejin e Suijin si riuniscono per formare un unico e potente mostro. Questa carta non può essere utilizzata nel gioco così come la sto utilizzando io in questa maniera, ovviamente, ma può essere evocata soltanto tramite la carta rituale, ovvero il guardiano del cancello, che è appunto una carta rituale che permette, così come il drago finale Occhi Blu, di poter evocare appunto guardiano del cancello con le carte ovviamente di Sangan, Kazejin e Suijin direttamente sul campo. Quindi prima bisogna evocare tutte e tre le carte, sperare che non ce le facciano fuori e poi utilizzare il rituale. Io ovviamente ce l'ho a carta singola perché, ripeto, sto utilizzando un salvataggio che ha hackerato, tra virgolette, le carte, prendendole per l'appunto dal Game Shark e quindi caricandosele automaticamente sull'account, e così diciamo che può sfruttarle appieno. Squalo corrosivo, quindi non è il drago bianco Occhi Blu neanche in questo caso. Facciamone un'altra perché ci sono altre carte che voglio farvi vedere con la visuale in 3D, ovvero il drago bianco Occhi Blu, il drago nero Occhi Rossi, ve lo voglio fare vedere anche se abbiamo la possibilità, il drago teschio nero e poi ovviamente il mago del caos nero e il soldato dello il soldato dello splendore nero, esatto. Comunque abbiamo il drago bianco Occhi Blu, per cui buono. Però mettiamo prima il soldato del caos. Il soldato dello splendore, scusate. Anche se perdo non mi interessa, è solo per farvi vedere. Ecco, lui ha drago finale, che ovviamente lo pesca in 2x3. Ok, vi faccio vedere il drago teschio nero. Anche se andiamo a perdere, ma non mi interessa. Addirittura 5.000. Se sopravvivo dopo... No, non sopravvivo. Vi volevo fare vedere il drago bianco Occhi Blu. Vabbè, ve lo farò vedere in un'altra partita. Eccolo qui, drago teschio nero. E qui c'è il drago finale Occhi Blu. Vi faccio vedere l'attacco del drago teschio nero. Che ovviamente non si fa niente. E poi il contrattacco ci avrebbe battuto il nostro drago. Perfetto. Ecco, qui non sopravviviamo, quindi poi nel prossimo incontro vi faccio vedere il drago bianco Occhi Blu. Addirittura doppio, proprio avido. È molto difficile da battere se tu terzo senza queste carte. Dovrete avere tanta, tanta fortuna per far sì che lui non vi giochi il drago finale. A questo punto facciamo una cosa, affrontiamo Eishin, che dovrebbe avere meno probabilità di giocare drago finale Occhi Blu, perché sennò è finita, non riuscirei più a farvi vedere nulla.
Allora, mettiamo il drago del teschio nero. Ok, scartiamo tutte le carte perché voglio... Voglio portare il drago bianco chi blu. Andiamo avanti. C'è il drago finale, il teschio evocato. Ma sì, dai, vi faccio vedere il teschio evocato, perché no? Ah, peccato, non lo riesco a battere. Vabbè, era giusto per farvi vedere il teschio evocato, nulla di che. Poi voglio farvi vedere anche il mago nero, vorrei farvi vedere effettivamente. Le carte, diciamo, ho messo in questo deck tutte le carte simboliche di Yu-Gi-Oh! O almeno del primo Yu-Gi-Oh! Quindi il teschio evocato, il mago nero. Madonna, il teschio evocato è fatto malissimo però, eh. Il teschio evocato, mago nero, drago bianco e chi blu. Diciamo tutte le carte più famose del gioco. Anche se devo dire che il teschio evocato è fatto male qui, eh. Lo devo ammettere. Ok, lui resiste all'attacco perché giustamente difesa 2005. E quindi lo facciamo fuori con questo. Oh, ecco un'altra carta che mi piacerebbe, cioè volevo farvi vedere, ecco, la grande falena perfetta. Questa è un'altra carta che se non sbaglio non si può vincere. Non ricordo, a dire la verità, non ricordo se si poteva vincere questa carta. Forse sì, però. Questa forse si poteva vincere. Da Weevil. Eccola qui. La grande falena perfetta. E qui c'è anche il dragone a occhi rossi, che è fatto veramente bene. È uno dei più belli, secondo me, all'interno del gioco. Perfetto. Ora l'unico che manca, gli unici che mancano sono Mago Nero e Drago Bianco Chi Blu. Madonna, però con una mano del genere, doppio guardiano del cancello, drago finale. Tanta roba. Ok. Oh, eccolo qua. Drago bianco e chi blu. Scarto il teschio evocato che non mi interessa. E vi faccio vedere anche il drago bianco o chi blu. Fatto carino. E questo invece è il drago d'acqua. Diciamo che il più bello secondo me del gioco realizzato è il drago nero occhi rossi. Il drago nero occhi rossi è veramente fatto bene. È bellissimo. Ok, adesso l'unico che manca all'appello è il mago nero, dopodiché ci possiamo anche salutare. E possiamo archiviare anche questo capolavoro della PlayStation 1.
Peccato che qua non si possa fare il paladino del drago bianco. Perché il glorioso soldato il glorioso soldato nero, quello di 3000 e 2500 punti di attacco, in realtà si può unire col drago finale occhi blu. Madonna mia, che deck. Certo, poi se tipo ad esempio dovessi usare un deck del genere adesso per ricominciare il gioco, si perderebbe tantissimo. Perché diventerebbe troppo facile il gioco. Certo, magari uno per dire, sai, voglio, che ne so, voglio fare una cosa così particolare, allora lo faccio, no? Eccolo qua, Mago Nero, finalmente. Così vi faccio vedere anche il Mago Nero. E dopodiché ve li ho fatti vedere tutti, i personaggi cardine, diciamo, del gioco, almeno quelli che hanno segnato la mia infanzia, che mi hanno fatto avvicinare a Yu-Gi-Oh! Fatto carino il Mago Nero, niente di eccezionale, però carino. Ricordiamoci che stiamo parlando comunque di un gioco che è PlayStation 1, quindi stiamo parlando di tanti anni fa. Perfetto, e anche il Mago Nero lo abbiamo visto. Non manca più nessuno, vi ho fatto vedere tutti, quindi va bene così. Tartaruga. Carte che comunque ovviamente possiamo evitare di far vedere, però va bene. Ci sarebbero. Non credo ci siano altre carte da farvi vedere. Perché comunque vi ho fatto vedere tutte quelle più belle del gioco. Quindi il drago finale, il guardiano del cancello, la grande falena, il drago nero meteora, il drago del teschio nero. Non vi ho fatto vedere il soldato dello splendore nero, ma diciamo che potrei farvelo vedere anche in libreria, volendo. Perché se andiamo sulla cartoteca, questa è un'altra cosa in più di questo gioco, è possibile, come potete vedere, cercare la carta che ci interessa e poterla vedere. Vedete, Mago Oscuro ad esempio, quindi se io clicco qui mi fa vedere la carta e se premo destra mi fa vedere la sua immagine 3D. Stessa cosa, Drago Bianco Occhi Blu. Adesso dovrei vedere effettivamente dove si trova questo vipera di fiamma, signora di fede, dragotuono, lucertola, mago del caos nero. Che è, diciamo, l'evoluzione quasi del mago nero. Che si può ottenere, se non sbaglio, solo tramite tributo. Non tramite tributo, tramite rituale. Drago nero meteora, drago meteora, regina del cosmo. Un'altra carta 2009-2450, molto interessante, che però nella carta è decisamente disegnata meglio rispetto alla sua renderizzazione in 3D. Pioggia di rotto, tartaruga, chiocciola, strega oscura, no, ameba. Vorrei trovare il glorioso soldato.
Vediamo se lo riesco a trovare. Ah, questo è il drago finale occhi blu. Si può vedere anche dalla sua... Noi già l'abbiamo visto, però ve lo faccio rivedere perché è veramente, veramente figo. Questo è il guardiano del cancello, ma l'abbiamo già... Eccolo, soldato dello splendore nero. Vi faccio vedere anche questo. Un potente guerriero con le stesse capacità del leggendario drago del leggendario occhi azzurri drago bianco. Anche lui è figo. Ricordiamoci che stiamo parlando comunque di un gioco PlayStation 1, quindi tanta roba. Non ce ne sono, mi sa, altre. No, non dovrebbero essercene altre carte interessanti. Queste sono le carte magie, Cornoluce, Raigeki. Sì, va bene, tutte le altre si sono carte, diciamo, normali, tra virgolette. Le altre le abbiamo già viste tutte. La collezione ovviamente 102 di 722, ma molte, ricordiamoci, che possono essere ottenute solo tramite Game Shark o tramite rituale. Per ottenerle tramite rituale è abbastanza complessa la cosa. Si possono utilizzare anche le password per velocizzare la cosa. E tra l'altro non ricordo se il drago finale occhi blu può essere acquistato tramite password e anche guardiano del cancello. Non ne sono sicuro, quindi non vorrei dirvi una cagata e per cui lascio perdere. Va bene. Per questa puntata speciale penso che possa essere tutto, non c'è nient'altro da aggiungere, il gioco è letteralmente bello che chiuso, quindi io vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci vediamo alla prossima.